nostre perplessità e siamo qui per quello, per parlare. Mi scusi, noi, no, lei mi ha interrotto, noi non abbiamo finito l'esposizione. Perché noi siamo stati chiamati. Il vostro progetto, secondo il mio punto di vista, è ineccepibile, ok? Perché voi siete studiosi, siete professionisti, avete le competenze tecniche per presentare dei progetti che non fanno, secondo me, una piega. Detto questo, ok? Tenuto conto che voi siete imprenditori e quindi i vostri soldi li spendete dove vi pare, giustamente, ok? Prendiamo questo principio. Credo che nella logica della democrazia, se è vero che esiste democrazia, sia anche doveroso il rispetto per chi è qui e sta ascoltando e ha investito. Voi investite i vostri soldi nelle vostre attività produttive. Noi abbiamo investito i nostri sacrifici di una vita per costruirci delle abitazioni. Bravo. Pertanto, bravo, scusate, credo che il rispetto debba essere reciproco, ok? Allora, almeno la nostra opinione per poter capire, guardi, che su questo territorio questo progetto è sostenibile, questo, quell'altro, tutto quello che ci volete descrivere, secondo lei io ho la competenza per poter dire che il suo progetto non è valido? Dovrei essere tutologo e sapere tutto di tutti. Non sono la competenza di poter dire che il vostro progetto che presentate sia un progetto che giustamente vale la pena di approvare o meno. Non ne ho le capacità e nemmeno le professionalità e non le voglio neanche avere. Però credo di avere un diritto di poter esprimere il mio dissenso rispetto a questo, perché va a ledere comunque un mio diritto di cittadino di avere aria pulita, non inquinamento, e se ho scelto di vivere ai confini di Magherino o di Sariano, l'ho fatto volontariamente perché andavo in una zona che mi permetteva di vivere in un certo modo. Se lei permette, scusi, voi siete a casa nostra, voi avete avuto tutte le possibilità di investire i vostri soldi dove avete voluto, però se voi volete il rispetto e la democrazia dovreste dare audienza alle persone che sono qua, che non è che sono venute perché vi vogliono fare un piacere di ascoltarvi eccetera, perché hanno qualcosa da dire su quello che loro hanno investito, sulla vita che abbiamo fatto finora sempre qua e su quello che è la prospettiva del futuro rispetto a quella che sarà la nascita di questo impianto. Quindi, scusateci, voi potete illustrare il progetto, potremmo stare qui 3 ore e voi ci dite tutto quello che volete. A me personalmente mi va benissimo il vostro progetto, è perfetto, lo ritengo già perfetto, perché non possiamo discutere niente, ci sono gli ambiti che decideranno le strutture di competenza, che saranno la provincia, che sarà l'ARPA, che sarà l'ambiente, che saranno tutti quelli preposti a dare un giudizio in merito. Ma questo a me non compete, da abitante non compete. In più c'è un'altra, ma secondo me c'è una mancanza di rispetto, scusate se ve lo dico, però mi esprimo. C'è una mancanza di rispetto perché quando si fanno delle scelte di investimento che sono personali e non le discuto, però bisognerebbe anche coinvolgere perlomeno i due comuni sul quale deve nascere questa cosa. Ritengo che sia irrispettoso che noi ci troviamo una cosa già approvata e già fatta, ci viene proposta a noi. È 300 e siamo su un confine. Ora, se questa decisione di costruire in Cenisello, scusi se sindaco, mi rivolgo a lei, se questa decisione è di costruire in Cenisello, fatela nelle terre di Cenisello, lontano perlomeno per rispetto dei cittadini, di chi ha sostenuto le vostre candidature, che quando siete là, voi siete là e ci rappresentate. Penso che voi lo scopo del sindaco sia quello di rappresentare la cittadinanza. Bene, quando si fanno di queste scelte, di dare opportunità a chi vuole investire in una zona, è il discorso di dire, guarda, il progetto tu presentalo, lo valutiamo, eventualmente ti diciamo se è fattibile o meno, ti diamo la nostra opinione, no? Certamente non spetterà solo il sindaco. Però, sa, quando si va in comune e si presenta un progetto, il sindaco può dire, guarda, non mi interessa, vai da un'altra parte, perché noi qua non siamo d'accordo. Allora, se veramente il sindaco di Ceneselli avesse rispettato questo, e qui faccio una critica, dopo le critiche possono essere distruttive o costruttive, il sindaco di
possiamo anche sostenere, però io lo voglio lontano, pochi chilometri dalle zone dove c'è gli insediamenti produttivi di altre realtà, che possono essere il mulino, che può essere il signore non so che cosa, come diceva, non lo conosco. Quindi lo faccio a tutela di chi in questa zona paga tutti i giorni, sindaco, le tasse. Noi siamo cittadini, paghiamo le tasse anche noi e vogliamo essere tutelati. Abbiamo dei diritti, credo, anche noi. E quindi questo discorso di presentare questo progetto, che sia valido, che non sia valido, che ci sia un accordo, che ci si possa anche mettere d'accordo su dove realizzarlo, ritengo che sia doveroso fare un passaggio. Invece oggi in quale posizione siamo noi? Siamo in una posizione dove un progetto fatto nel 2008, presentato nel 2008 e approvato nel 2012, okay, è già stato fatto, nessuno ne ha conosciuto, okay? Nessuno ne ha conosciuto, lo ha preso.